consentire alle persone in carico ai servizi sociali dell'ambito in condizione di svantaggio e povertà certificata, residenti nel territorio compreso dell'ente d'ambito sociale distrettuale numero 4 Peligno, di uscire da una condizione di fragilità sociale e di beneficiare dell'inserimento del mondo del lavoro. E stato questo il filo conduttore del progetto Abruzzo include CAP Lavoro finanziato con i fondi del Piano Operativo Regionale 2014-2020, obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, oltre 100 tirocini attivi più di 80 aziende oltre 20 enti pubblici coinvolti per migliaia di ore di formazione in ambito lavorativo. Il consuntivo è arrivato nell'ambito del convegno finale: alla presenza del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, in qualità di coordinatore dell'ambito Peligno, dell'assessore associale Piero Fasciani, di Paolo Federico, sindaco di Navelli, commissario della comunità montana di Barisciano, e Davide D'Aloisio, coordinatore dell'ambito Sangrino. Oltre agli enti pubblici ci sono anche altri operatori di consorzio come la Manpower, il Centro di Formazione Opportunity, la Sintab di Sulmona. Insieme hanno portato avanti un'iniziativa che ha consentito ai tanti partecipanti di apprendere nuovi lavori svolgendo un tirocinio di sei mesi retribuito per 600 euro al mese. Inoltre, alcuni di questi tirocini sono riusciti anche a centrare l'obiettivo di trasformarsi in rapporti di lavoro più continui. Buona prassi, eh, sia da un punto di vista della gestione diciamo, di una complessa rete come come quella che si è attuata, ma soprattutto come progetto appunto rivolto a beneficiari così particolari e soprattutto in un territorio come il nostro, che da un punto di vista occupazionale ha delle, insomma, delle gravi eh, problematiche, ma che non può lasciare indietro nessuno, tantomeno persone che hanno già delle difficoltà. I eh, risultati sono lusinghieri, eh, c'è stata anche qualche assunzione a tempo indeterminato quindi a consolidare questa buona prassi. Oggi, con la Regione al, diciamo, nella, eh, agli albori proprio della nuova programmazione sociale regionale. Su questo tema della gestione della povertà e dell'esclusione dell socio-lavorativa eh, dovrà essere posta un'attenzione particolare e un obiettivo strategico che potrà oggi fare tesoro di quella che è stata l'esperienza fatta de, da progetti come questi. Quindi... Il progetto ha preso le mosse nel 2016 quando la vice sindaco assessore associale Mariella Iomi che si occupò della costruzione della rete dei comuni, ambiti sociali, partecipazione del bando, ottenimento del finanziamento, costituzione della associazione temporanea d'impresa, presentazione del bando e avvio della selezione tirocinanti